Allora mister, debutto in Coppa, non è stata una partita così brillante, la sensazione è che ci sia ancora tanto da fare, tanti meccanismi da sistemare, tu come l'hai vista dalla panchina? Tanto si era messa in discesa, abbiamo fatto qua il primo minuto, quindi probabilmente quello ci ha un po' reso la vita troppo semplice, abbiamo cominciato a giochicchiare forse un po' troppo. Aspettavamo che loro magari uscissero un po' di più e invece sono stati sempre molto compatti, sono chiusi bene, però non avevamo concesso praticamente nulla, abbiamo concesso una punizione al limite, poi c'è stato l'incidente che può capitare, dalla mia panchina non mi sembra fallo di mano, però ci mancherebbe altro, l'abbiamo dato rigore e stiamo a parlare qui di un pareggio che non siamo stati brillanti, comunque non siamo stati brillanti, sapevo che la partita era difficile perché noi arriviamo da un mese e mezzo di lavoro, però mi aspettavo sicuramente dei meccanismi, dei movimenti, delle palle in profondità e soprattutto una velocità di esecuzione maggiore, quello sicuramente, e l'abbiamo fatto bene in settimana, e mi spiace perché si poteva anche vincere 1-0, minimo scarto, va bene, però adesso giocheremo già domenica e quindi domani abbiamo riposo e venerdì faremo la quarta rifinitura degli ultimi 10 giorni, è un po' quello, non stiamo lavorando su alcune cose, siamo sempre in campo, purtroppo avrei preferito vincere per non giocare già domenica. Proprio su questo mi vorrei concentrare, domenica arriverà lo Sharbo e Kobo, dal punto di vista emozionale pronti via, il gol poteva essere appunto il guardare in discesa questo match, in realtà poi l'Old Boys è stato molto solido, compatto, è riuscito ad acciuffare il pareggio e alla fine c'è stato un forcing per quanto vi riguarda, ma come detto dopo il memorial Bertolucci forse poco concreti. Ma stasera differente, il memorial Bertolucci abbiamo avuto le occasioni più, sicuramente più nitide, stasera un pochino meno lucidi, nonostante i cambi, nonostante abbia provato a allargare poi il gioco, abbiamo provato veramente tante soluzioni diverse e ho provato a togliere una torre e giocare a palla a terra, però non è servita tanto non lo so, meno brillanti è la cosa che forse, ma più che sulla corsa, meno brillanti sulla velocità di esecuzione. Il problema, sì, adesso domenica andremo noi a Covoletto, avendo giocato in casa, e quindi dobbiamo andare a fare risultato pieno per forza, e poi sarà sicuramente la differenza reti a decidere se anche i risultati, però restando che lo Sharbo Kobo è totalmente in corsa, chiaramente, no? Vedremo, è inutile, non sono contento, ci mancherebbe altro, soprattutto per il gol al primo minuto, e credevo che la partita si mettesse nei binari che speravo di fare, no? Quindi poter avere più spazi, e loro sono stati bravi a non uscire dalla partita, e quindi alla fine poi ci sta che una sbavatura, un errore, prendi la situazione strana e abbiamo subito il rigore. Mi è capitato in finale playoff la stessa cosa, nella stessa porta, nella stessa area, una palla che rimbalza dalla panchina, non ho mai preso il braccio, però se cominciamo già a protestare là con l'arbitro troppo presto. Mister, dal punto di vista tattico siete andati molto per vie centrali, quasi mai sulle fasce, ti chiedo se l'avevate preparata così, perché spesso si è visto appunto Savona che ha alzato tanto la palla anche in verticale con tanti lanci lunghi, non siete riusciti a fare quello che avevi chiesto magari col rombo, col 4-3-1-2 o... Allora in realtà stranamente mi ha fatto proprio gol su una palla lunga all'inizio, no? E quindi ogni tanto è una soluzione che alterniamo, proprio perché hai detto giustamente andiamo spesso per via centrale. In realtà negli ultimi 20 minuti siamo andati 3-4 volte bene sul fondo, abbiamo sbagliato il tempo della giocata dentro, perché se mettiamo la palla dentro possiamo creare sicuramente più gol. È vero che con rombo siamo chiaramente più centrali, in quel caso lì più esterni. Nel secondo tempo ho variato proprio per cercare di allargare di più il gioco, però loro si sono coperti bene, hanno marcato bene, non abbiamo creato poi tantissimo e siamo stati un pochettino troppo confusionari e ripeto, una velocità di esecuzione molto più lenta di quello che siamo abituati a fare e che siamo stati abituati a fare anche la settimana scorsa. È la prima partita che giochiamo 90 minuti interi, la prima partita che ovviamente non gioca un 11 poi ne cambia un altro, ho fatto qualche cambio anche perché, ripeto, rigiochiamo domenica e quindi magari domenica delle forze fresche serviranno per fare un altro tipo di partita. Onestamente dopo il gol ero preoccupato perché ho detto è troppo facile, partita troppo bene, speravo negli spazi, non ce l'hanno concessi, bravi loro e meno bravi noi. Per me l'ultima,
allenarsi in un campo, è vero, avete giocato qui il nuovo Alberto Lucci come detto in precedenza, però allenarsi su un campo che non ha questo tipo di misure può aver influito anche un po' magari sulla brillantezza su determinate giocate. Guarda, ti dico la verità, non mi voglio attaccare a delle scuse, possono essere anche reali, può anche darsi che magari il campo sia leggermente più lento, non lo so, però ci giocano in eccellenza, qua figura sembra sia giocarci noi. No, ma assolutamente. Oggi secondo me è stata una questione di gambe, di testa, non si è stati brillanti e tra l'altro la squadra era molto più brillante, l'abbiamo dimostrato la settimana scorsa e quindi siamo andati avanti di conseguenza col lavoro credendo di arrivare oggi. Sapevamo che loro avendo lavorato meno rispetto a noi come giorno di preparazione sarebbero stati più brillanti la prima mezz'ora. Infatti poi gli ultimi 20 minuti del primo tempo hanno faticato. Credevo di sistemare la partita nella ripresa, cioè se non ci fosse stato quell'incidente parleremo di un 1-0 non bello, non brillante, ma pur sempre una vittoria. Ci vediamo risultato non felice chiaramente.